È un'annata intensa quella che sta vivendo Azimut Yachts. A settembre, dal Salone di Cannes, vi abbiamo raccontato l'arrivo delle due prime novità della stagione, Azimut S7 e Grande 27. Qui al Salone di Düsseldorf è stato il turno di Atlantis 51 del 55 Fly e altri due modelli inediti scenderanno in acqua prima dell'estate. Durante la manifestazione tedesca, il gruppo di Avigliana ha anche reso noti i dati economici sull'andamento proprio in questi ultimi mesi del mercato, a cavallo tra il 2017 e il 2018. Ci raccontano tutto Marco Valle, CEO di Azimut Yachts, e Federico Lantero, che invece di Azimut è brand manager. I primi 4 mesi dell'anno sono in crescita da un punto di vista di richieste, di portafogli ordini, di contratti firmati, di gente che è interessata a cambiare l'imbarcazione. Noi abbiamo avuto un incremento del 30% in termini di portafogli ordini. Vuol dire che c'è una maggiore fiducia nei confronti di questo segmento, vuol dire che c'è la volontà di cambiare l'imbarcazione, di non aspettare l'estate, perché questi numeri vengono e nascono soprattutto da un mercato, il mercato europeo, che fino a qualche anno fa mancava e che adesso si è rafforzato. Noi parliamo di cifre che sono passate da un 20% di rappresentanza di portafogli ordini per il mercato europeo a superiori al 30%, in realtà il 34%. L'idea di utilizzare design diversi per prodotti Azimut nasce per poter differenziare i nostri stessi prodotti utilizzando anche la contaminazione da parte di architetti designer che vengono dal mondo, da mondi diversi. Stiamo lanciando e proporremo in quest'estate un S6 e un 32 metri, quindi sono 8 imbarcazioni in un anno. Grossi investimenti, un grosso sforzo per il cantiere, perché crediamo nel mercato che sta effettivamente crescendo. In realtà la barca medio grande, quindi tra i 60 e i 70, è quella a più alta richiesta. Però c'è la tendenza in questo momento nel mondo in particolare Medio Oriente e Asia, di una alta domanda su imbarcazioni sopra i 24 metri. Azimut è sempre stata innovativa. Azimut ha sempre investito in innovazione e tecnologia, ha una struttura di ricerca e sviluppo molto importante all'interno del gruppo di Azimut Benetti, proprio perché deve essere leader. Per poter essere leader deve avere dei contenuti, il prodotto Azimut deve avere dei contenuti tecnologici all'avanguardia. Azimut ha iniziato a investire nel carbonio parecchi anni fa senza neanche annunciarlo. In realtà adesso la maggior parte della produzione ha un uso estensivo del carbonio, imbarcazioni non legate semplicemente al fly o alcuni pezzettini dell'imbarcazione, ma a sovrastrutture intere. Le due nuove barche presentate a Düsseldorf da Azimut Yachts si chiamano Atlantis 51 e Azimut 55 Fly. Simili nelle dimensioni, sono decisamente diverse come filosofia progettuale. Ce le racconta Federico Lantero. Perché l'Atlantis 51? Perché abbiamo pensato che c'era un basket di clientela che sarebbe stata molto interessata a trovare finalmente su una barca assolutamente sportiva, con ottime performance e che offre uno stile di vita all'aria aperta, anche tutto il comfort per vivere a bordo con la famiglia, quindi figli, magari figlio maschio, figlia femmina che vogliono avere cabine separate. Il grande plus di questa barca, quindi il punto attorno al quale si è deciso di sviluppare questo progetto, è stato proprio quello di offrire tre comode cabine più una dinette sottocoperta, la cucina, e poi a quel punto
tutta una zona living sopra, completamente dedicata durante la giornata a vivere bene, a star bene, divani contrapposti, un tavolo alza bassa per cui alla fine ci si muove liberamente, si vive veramente bene a contatto con il mare. Il tutto però finalmente su una barca assolutamente sportiva. L'Azimut 55 è una barca importante per noi, una barca che è partita anche questa con un obiettivo molto chiaro, che deriva da anni e anni di conoscenza dei nostri clienti, che cosa si aspettano in particolare su una barca fly di questa dimensione. Si aspettano di trovare sempre più un livello di comfort, ma anche proprio di finitura dell'ambiente, di ricchezza del mobilio che trovano e che hanno, diciamo, nelle loro case e che hanno piacere effettivamente a ritrovare anche a bordo della barca. E questo come è stato fatto? È stato fatto decidendo per la prima volta di collaborare con il nostro designer, con cui oggi di fatto già collaboriamo da 4-5 anni, ma su barche più grosse, e per la prima volta stiamo chiedendo di cimentarsi in un segmento un po' più impegnativo. Il 55 piedi è stata una sfida per lui, perché chiaramente bisogna essere molto attenti nel centrare quelle che sono le possibilità effettivamente di decoro a bordo di una barca di dimensione più piccola. Probabilmente ci è riuscito, la barca è estremamente sinuosa nelle linee, non troverete un angolo in nessun punto della barca, perché proprio si vuole trasmettere questo senso di alcova avvolgente che va anche un po' a bilanciare quelle che sono invece le linee tese esterne del design.